Noi l'abbiamo fortemente voluto insieme alla Mostra Oltremare e agli altri enti e istituzioni interessate. Un messaggio importante perché si investe sulla cultura, teatro dei piccoli, quindi sui giovani, sul messaggio che questo può avere anche come risposta alla crisi economica. Io sono stato sempre convinto che con la cultura si fa economia, si fanno posti di lavoro, si crea vita e poi in un luogo che deve vivere sempre di più come la Mostra Oltremare. Su questo c'è un investimento importante, si sta lavorando sul progetto europeo, i lavori vanno avanti bene, anche le gare, quindi siamo molto soddisfatti e volevamo a tutti i costi che questa apertura venisse anticipata quanto prima. Questa struttura è una struttura che deve sempre più essere integrata, quindi questo vale per i ragazzini, per i bambini, come in questo caso con il teatro, lo sarà ancora di più nel futuro col grande progetto della Mostra Oltremare, quindi un progetto organico che vede l'avvio della sua apertura in varie attrazioni, in varie circostanze e poi chiaramente il centro fieristico e congressuale sarà poi il coronamento finale di una struttura magnifica che abbiamo voluto rilanciare con un grande progetto e con i finanziamenti europei. Sia per quanto riguarda lo zoo e per quanto riguarda le Dellandia si sta facendo un lavoro molto positivo. Zoo credo che possiamo chiudere già entro il mese di maggio, mi auguro, e Dellandia subito dopo, ma prima dell'estate sicuramente.